Ben Vicaro, quarto giorno di protesta per i disoccupati. Domani incontro in regione, ma una delegazione rimarrà sul campanile. Politica, l'associazione per Lago Negro apre al passaggio di Maria Di Lascio al PDL, la decisione nella prossima settimana. Parco del Cilento, scattano le denunce per le accuse di abusivismo edilizio. Calcio, il CAT si aggrappa a Sangineto, sabato contro la Promosport si cerca la prima vittoria in campionato. Erano queste le anticipazioni di Rete 3 News di giovedì 20 ottobre. In apertura la cronaca, nessuna nave dei veleni al largo delle coste calabresi. Dopo il procuratore Eugenio Facciolla, anche Giuseppe Pignatone ha affermato che non vi sono navi dei veleni al largo delle coste calabresi e lo ha fatto intervenendo a Crotone nel corso di un convegno nel quale la commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha presentato il rapporto sulla Calabria. A renderlo noto Antonio Iaconetti, coordinatore regionale di Fare Ambiente Calabria. In tempi non sospetti, sostiene Iaconetti, non abbiamo esitato nel definire l'intera vicenda una montatura che avrebbe danneggiato già il fragile tessuto economico della nostra regione. Adesso che la questione è definitivamente chiusa, sarà bene concentrare energie e risorse sulle tante emergenze ambientali per le quali la gestione commissariale, nonostante i tanti fondi a disposizione, non ha saputo trovare le giuste soluzioni. E andiamo a Verbicaro, dove continua la protesta dei lavoratori, domani incontro in regione per cercare una mediazione, ma sentiamo i particolari nel servizio. Verbicaro, quarto giorno di protesta. Rimangono ancora sul campanile della chiesa San Giuseppe i disoccupati. La protesta va avanti e nessuna intenzione di mollare. Anche domani, venerdì 21 ottobre, giorno dell'incontro in regione con il vicepresidente della giunta Scopelliti, Antonella Stasi, solo una delegazione si sposterà verso Catanzaro. Gli altri continueranno a protestare. Non scenderemo fin quando non avremo risposte certe sul nostro futuro. Questo hanno detto i disoccupati lunedì scorso, giorno di inizio della manifestazione, e questo sta accadendo. Ieri sera intanto nella sala consiliare della comunità montana Alto Tirreno Appennino Paolano di Verbicaro si è tenuta una conferenza dei sindaci del territorio e alla quale hanno preso parte anche l'onorevole del PD Nicola Adamo, i rappresentanti delle categorie sindacali e il presidente della comunità montana Riccardo Benvenuto, nonché Don Cono Araugio, vicario del vescovo della diocesi Scalea San Marco Argentano, Leonardo Bonanno. Solidarietà, ma soprattutto la costituzione di un tavolo permanente con i sindaci e i rappresentanti sindacali dell'Alto Tirreno Cosentino per mantenere viva l'attenzione sul problema occupazionale, sia sulla costa che nell'entroterra della riviera dei Cedri. Questo quanto scaturito ieri sera nel corso della conferenza. Ora si attendono gli sviluppi dell'incontro di domani in regione. La politica cerca la mediazione, i disoccupati di Verbicaro invece le certezze, ed alcuni hanno già detto sfiduciati. Siamo speranzosi, ma allo stesso tempo disillusi. Dall'incontro di domani ci aspettiamo risposte chiare, hanno fatto sapere. Se questo non avverrà, sarà protesta ad oltranza. Continuano intanto le manifestazioni di solidarietà da parte di enti, associazioni e partiti politici, ma a chi protesta servono certezze. Scendere in piazza o protestare non è certo l'antidoto, tuttavia può essere importante per richiedere il ripristino dei valori espressi nella Carta Costituzionale. A sostenerlo il coordinatore regionale dell'API, nonché consigliere di minoranza al comune di Scalea, Palmiro Manco. L'esponente politico commenta con queste parole la protesta avviata lunedì a Verbicaro dal Comitato dei Disoccupati. Il gesto estremo di queste persone, sostiene Manco, lascia aperti numerosi interrogativi sulla realtà che vive chi è senza lavoro. Durante l'incontro la cosa più sconcertante, aggiunge Manco, è stata quella di aver appreso che la Regione Calabria li ha convocati per ben 7 volte a Catanzaro al Dipartimento del Lavoro, senza però riceverli.
E ancora proteste, un operaio della discarica di Catanzaro in località Alli ha protestato stamane per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati. L'operaio è salito su una delle strutture dell'impianto ed ha minacciato di lanciarsi nel vuoto se non gli venivano date assicurazioni circa il pagamento degli stipendi. La protesta si è conclusa solamente dopo l'intervento di un dirigente dell'azienda che gestisce la discarica. I lavoratori non ricevono lo stipendio da agosto scorso, dopo che ai vertici della Enertech, che gestisce la discarica, è stato disposto il sequestro dei beni per una presunta evasione fiscale. E andiamo in Basilicata. Dalla regione importanti novità nel campo degli investimenti in agricoltura. Andrea Polizzo. 9 milioni di euro circa per agevolare gli investimenti in agricoltura e l'accesso al credito del piano di sviluppo rurale in Basilicata. Lo rende noto un comunicato della Regione sul fondo di garanzia in agricoltura gestito dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. Un aiuto agli imprenditori agricoli, informa la Regione Basilicata, in procinto di affrontare importanti investimenti per ammodernare le aziende, accrescere il valore aggiunto dei propri prodotti e diversificare le attività del fondo con la produzione di agroenergie. La somma di 8.860.000 euro è a garanzia degli investimenti effettuati nell'ambito delle misure 121, 123 e 311 del Piano di Sviluppo Rurale, per le quali è definitivamente conclusa la fase istruttoria e grazie alle quali in queste settimane molte imprese lucane effettuano cospicui investimenti. L'accordo con l'ISMEA, fanno sapere da Corso Giuseppe Garibaldi, prevede che la Regione Basilicata possa avvalersi del Fondo Nazionale dell'Istituto per la concessione delle garanzie. Per farlo destina a garanzie le risorse finanziarie individuate nell'ambito del PSR e finalizzate agli investimenti. Il fondo è di tipo rotativo, prosegue il comunicato, cioè ISMEA per le tre misure accantona come cauzione l'8% dell'investimento ammesso a contributo. Inoltre Regione Basilicata e ABI hanno da poco sottoscritto un protocollo d'intesa per dare piena attuazione agli strumenti agevolativi messi in campo. Il tutto per favorire l'accesso al credito degli imprenditori del settore agricolo, pesca e acquacoltura e agevolare gli interventi del PSR e del Fondo Europeo per la Pesca. A breve, informa ancora la Regione, saranno sottoscritte le convenzioni con le banche. L'assessore regionale all'agricoltura Michele Trematerre esprime grande soddisfazione per la bozza di proposta di legge inoltrata al Dipartimento Agricoltura dal consigliere regionale Salvatore Pacenza sulla regolamentazione del pascolo sui terreni demaniali gestiti dagli enti pubblici calabresi che riguarda l'intero comparto zootecnico regionale. La sensibilità manifestata dall'onorevole Pacenza sulla regolamentazione del pascolo su terreni demaniali, ha detto Trematerre, verrà tenuta in debita considerazione dal gruppo di lavoro regionale che sta assiduamente lavorando già da tempo ad una corposa proposta di legge sulla zootecnia calabrese. Andiamo adesso alla politica, dichiarazioni ridicole ed infondate che ho subito fatto pervenire ai miei legali, lo ha detto il presidente della Giunta regionale calabrese Giuseppe Scopelliti alla Mezza Terme in riferimento a quanto detto ieri dal pentito di 'Ndrangheta Moio sugli appoggi elettorali della Cosca Tegano. Il tempo, ha aggiunto, darà il giudizio alle sentenze definitive. Sono molto sereno, ha continuato il governatore della Calabria, e credo di poter dire anche di essere fiducioso nel lavoro degli organi competenti. Non ho mai avuto nessun rapporto di conoscenza con i signori Tegano, conclude Scopelliti, citati dal collaboratore di giustizia, né con quest'ultimo, nemmeno in via diretta. E continuiamo ancora con la politica, è più di un'indiscrezione il passaggio di Maria Di Lascio, consigliere di opposizione a Lago Negro nelle fila del PDL, dopo la riunione con i soci del gruppo per Lago Negro, previsti nei prossimi giorni incontri con i vertici del partito. Gaetano Bruno. Fumata nera per il passaggio di Maria Di Lascio sotto l'egida del PDL. Dalla riunione di ieri sera con i componenti dell'associazione che ne hanno sostenuto la candidatura al sindaco sono però venuti fuori riscontri positivi. Poco importa a quanto pare se molti iscritti all'associazione per Lago Negro provengono da esperienze politiche di matrice centrosinistra.
In parole povere, Di Lascio e il suo gruppo hanno ben compreso che l'unico modo per rafforzare il proprio ruolo di opposizione in comune è quello di legarsi alla forza politica che in Basilicata svolge il medesimo ruolo ai vari livelli. Il comune denominatore è l'idea di un governo poco attento che sta gestendo male situazioni delicate e che, dice Maria Di Lascio, affama la regione che potrebbe essere invece una delle più ricche d'Italia. È infatti di questi giorni il rapporto Caritas che presenta la Lucania al primo posto fra le regioni più povere d'Italia e con un alto tasso di emigrazione giovanile. Per chiudere gli accordi e concludere il passaggio di Maria Di Lascio da una formazione civica a una politica, il futuro prossimo prevede nuovi incontri tra il consigliere di opposizione e i vertici del PDL provinciale e regionale, soprattutto prima della nuova campagna di tesseramento. L'obiettivo è quello di capire su quali basi si potrà instaurare un rapporto di rappresentanza e cosa potrà accadere anche ad altri livelli. Parallelamente al passaggio di Maria Di Lascio nelle fila del PDL, si parla infatti anche della stessa ipotesi per il fratello Vito, ex assessore alla provincia di Potenza, con il PD. Quest'oggi i lavoratori del trasporto pubblico locale di Lauria hanno incrociato le braccia a causa del ritardo maturato per il rinnovo delle concessioni e per il mancato adeguamento tariffario concordato. Vorremmo sapere cosa intende fare la giunta di Lauria, dice il capogruppo di Lauria Libera, per l'affidamento delle concessioni e del piano tariffario, visto che corriamo il rischio di bloccare un intero settore. Nel novembre scorso, scrivono dal gruppo, è stata espletata una gara per l'affidamento del trasporto pubblico locale, andata deserta a causa di una insufficiente copertura economica. Da allora e fino a marzo di quest'anno, si sono succeduti diversi incontri tra l'amministrazione e trasportatori per l'adeguamento delle tariffe e per il costo chilometrico effettivo, ottenendo di fatti la proroga delle concessioni fino al 30 agosto. Intanto, conclude la nota del gruppo Lauria Libera, l'amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare un aumento di 4 euro al mese per il trasporto pubblico locale, mentre nel consiglio del 6 ottobre l'amministrazione sottolineava di non aver messo le mani nelle tasche dei cittadini. E sempre a Lauria si terrà il prossimo 23 ottobre il terzo raduno regionale del Gruppo Lucano di Protezione Civile. La manifestazione rientra nell'ambito dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e vedrà schierate le oltre 80 sedi del gruppo tra Basilicata, Campania e Calabria. Dopo Grumento e Viggiano, si legge nella nota stampa del gruppo di volontari, tocca a Lauria ospitare 1000 angeli. Parteciperanno alla manifestazione del gruppo lucano anche i gruppi di volontari delle regioni gemellate, quali Umbria, Friuli e Marche. E cambiamo completamente argomento, andiamo nella zona del Cilento, dove nei giorni scorsi sono partite 3 denunce per abusivismo edilizio. Manuela Passarella. Continuano a ritmo serrato i controlli nell'area protetta del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per arginare il fenomeno dell'abusivismo edilizio. Nei giorni scorsi, a finire nella rete dei carabinieri della Compagnia di Sapri, sono state 3 persone di Rocca Gloriosa. I 3, che sono stati subito denunciati, avevano realizzato abusivamente un manufatto adibito ad abitazione. Questo episodio segue una serie di sequestri e denunce che si sono susseguite già nei mesi scorsi. Lo scorso agosto, infatti, sono stati sequestrati dai carabinieri della stazione di Pollica 20 spogliatoi in muratura all'interno del Residence Villa Serina a San Mauro, sulla costa cilentana. Gli stanzini sorgevano ad appena 20 metri dal bagnasciuga ed erano diventati abitazioni civili con tanto di servizi igienici, angolo cottura e arredo. A settembre i carabinieri di San Giovanni Piro hanno denunciato 8 persone per costruzione abusiva e deturpamento delle bellezze naturali a Scario, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. In località Occhiani e Spineto avevano realizzato 3 immobili, di cui uno adibito ad abitazione civile. Infine, lo scorso 5 ottobre, la Guardia di Finanza di Sapri ha posto sotto sequestro un edificio destinato a uso turistico e denunciato un imprenditore locale.
Possibili nuovi interventi per la SS18. I comuni di Santa Maria del Cedro e Grisolia hanno presentato un progetto comune al terzo programma annuale di attuazione del terzo piano nazionale della sicurezza stradale. Obiettivo del bando: decongestionare il traffico sul tratto di statale compreso tra i due paesi alto tirrenici e innalzare il livello di sicurezza stradale. Da qui la partecipazione associata di Santa Maria e Grisolia. Il costo dell'intervento sarebbe di circa 600.000 euro, di cui il 50% dovrebbe essere coperto dai comuni interessati, per un totale di 150.000 euro a ciascun ente. Il restante 50% sarà finanziato dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Le graduatorie saranno disponibili entro la fine del 2011. Spostiamoci invece a Tortora. Il gruppo di minoranza Tortora nel Cuore denuncia lo stato di degrado di un edificio nel centro storico che rischia di crollare. Pronta la replica dell'amministrazione comunale. Il servizio di Andrea Polizzo. Rischio crollo fabbricato al centro storico di Tortora. A lanciare l'allarme il gruppo di minoranza in consiglio comunale Tortora nel Cuore. I consiglieri Raffaele Papa e Emilio De Filippo hanno richiesto al comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza e al sindaco di Tortora, Pasquale Lamboglia, una verifica strutturale su uno stabile di Corso Guglielmo Grassi. Quel fabbricato, sostengono i consiglieri di TNC, è in stato di evidente abbandono ed è pericoloso perché è adiacente a una strada quotidianamente transitata da veicoli e pedoni. Il tetto è letteralmente crollato da anni, proseguono, e le mura portanti presentano lesioni e crepe. Inoltre, nei mesi scorsi, lateralmente allo stesso immobile, sono stati effettuati dei lavori pubblici che hanno reso ancora più debole la struttura. Il timore di TNC è che con l'arrivo dell'inverno e delle piogge la situazione possa degenerare. Chiamato in causa, il primo cittadino Lamboglia ha reso noto di essere già a conoscenza delle condizioni dello stabile. Questa mattina, ha commentato il sindaco di Tortora, abbiamo investito della questione la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale per effettuare una variante d'opera in corso, acquisire lo stabile e demolirlo. Ma, ha aggiunto, serviranno tempi burocratici. Una prima parte dell'edificio è stata recentemente abbattuta per effettuare l'allargamento della carreggiata nel complesso di una serie di opere pubbliche già appaltate nel corso della precedente amministrazione. Invece di informare la stampa, ha poi detto Lamboglia, i consiglieri di TNC avrebbero potuto prima chiedere all'ufficio tecnico comunale. Avrebbero avuto tutte le informazioni necessarie per comprendere che l'amministrazione comunale aveva già preso in considerazione di intervenire. Scoprire e approfondire l'affascinante mondo del vino, partendo dalle tecniche colturali della vite e fino ad arrivare alla degustazione. La proposta dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier, che attraverso la sua delegazione nel Parco Nazionale del Cilento e Valle di Diano riorganizzano ad Agropoli e a Padula due corsi di qualificazione professionale di primo livello per aspiranti sommelier. Le lezioni prenderanno il via ad Agropoli il 27 ottobre presso il ristorante Il Ceppo, mentre a Padula il 9 novembre all'interno della Certosa di San Lorenzo. Entrambi i corsi seguiranno a cadenza settimanale per un totale di 15 incontri teorico-pratici. E passiamo adesso allo sport. Allenamento oggi pomeriggio all'Umberto Nappi per il CAT Tortora in vista della partita di sabato contro la Promosport. Squadra tirrenica alla ricerca della prima vittoria. Vediamo cosa ci racconta nel suo servizio Gaetano Bruno. Si attende ancora l'esito del ricorso per la partita contro il Torretta, persa sul campo 3-0 dal CAT Tortora, ma si lavora allo stesso tempo per quella che è la sfida di sabato contro la Promosport, nella quale si attendono i gol di Filippo Sangineto. L'attaccante in settimana è stato un po' beccato dalla società perché gioca un po' da solo, tenta un po' la via del gol senza prediligere il fraseggio con i compagni, ma sembra aver recepito il rimprovero ed è pronto a dare il meglio di sé. Mancano i gol a questa squadra, però insomma lì davanti si comincia a muovere qualcosa, c'è un buon feeling con Giuseppe Di Lascio, c'è anche Alessandro Martino che può dare una buona mano. Credi che questa squadra possa raggiungere la salvezza dopo questa partenza un po' difficile? Secondo me sì, però abbiamo una lacuna al centrocampo e si vede, perché comunque noi da attaccanti poi cerchiamo di dare il massimo, come io sabato contro il Cetraro ho cercato la via del gol perché
ero solo, mi sentivo solo, però avevo dei miei compagni al mio fianco e ho sbagliato in questo senso, però... Manca l'uomo dell'ultimo passaggio. Manca l'uomo dell'ultimo passaggio, sì, quello è evidente, comunque è una cosa che la società dovrebbe provvedere al più presto. Arriva la Promosport che ha battuto il Praia 3-1, Praia che è una delle squadre forse più attrezzate in questo campionato. Come si affronta una partita contro una squadra che può far male in qualsiasi momento? Concentrati tutti quanti allo stesso modo, devi cercare di dare il massimo gli 11 che scenderanno in campo, che deciderà il mister, tutto qua. Sabato 22 ottobre dalle 9 alle 17 sarà chiusa al traffico la carreggiata sud dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria tra gli svincoli di Padula, Buonabitacolo e Lago Negro Nord. Il provvedimento è stato adottato dall'ANAS per eseguire il montaggio delle velette del nuovo cavalcavia autostradale Cerreta al chilometro 110-100 nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova autostrada. Nelle ore di chiusura i veicoli leggeri diretti a Reggio Calabria potranno usufruire del percorso alternativo della ex strada statale 19 e della statale 585 con uscita allo svincolo di Padula Buonabitacolo e rientro in A3 allo svincolo di Lago Negro Nord. E con questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che queste altre notizie le potete trovare sul nostro sito www.rete3.tv. Prima di lasciarvi il meteo, ancora nuvolosità consistente accompagnata a precipitazioni sparse più frequenti sulle coste tirreniche, ma in miglioramento a fine giornata su tutte le regioni. Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi, venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali con locali rinforzi sulle coste adriatiche, mari da mossi a localmente molto mossi. Gli appuntamenti per domani, venerdì 21 ottobre, a Scalea, giornata inaugurale del workshop sui problemi dell'autismo rivolto ai docenti e genitori. L'iniziativa si concluderà il 23 ottobre alle ore 9. A Castrovillari invece presentazione del libro Legalità, manipolazione e democrazia di Antonio Costabile, docente di sociologia politica all'Università della Calabria, a partire dalle ore 9.30 presso il protoconvento francescano. E a Maratea invece festa regionale del mensile Libera Età, tema pane e cipolla, no grazie, pensionati contro la manovra. Il tutto comincerà all'hotel Pianeta Maratea a partire dalle 9.30. Ed era davvero questo tutto, ringraziamo Domenico Imbelloni che ci ha assistito in regia e Lino Russo in studio alle telecamere. Da parte di Martino Ciano e la redazione giornalistica di Rete 3, una buona continuazione con i nostri programmi e grazie per la cortese attenzione.